Il viaggio nel tempo, nella Terra di Mezzo, ci conduce a Muro Leccese, che pur rimanendo la città senza nome, rappresenta uno dei più significativi insegnamenti della Messapia. Oggetto di indagini archeologiche da oltre 30 anni, ha restituito ricche testimonianze relative al villaggio Iepigio del VII-VI secolo a.C. ed una discreta quantità di reperti messapici, tra i quali iscrizioni incise su cippi, colonne, orli di vasi e ricchi corredi funerari della seconda metà del IV secolo a.C., appartenenti a sepolture singole del tipo a cassa. Nel corso degli scavi sono state riportate alla luce vaste porzioni dell'insediamento più antico, attivo dall'VIII-VII secolo a.C., la Porta Nord, il più bell'esempio di architettura militare messapica, e veri e propri settori pertinenti a quartieri residenziali. Testimonianze relative all'abitato di VII-VI secolo a.C. provengono dalle aree urbane in località Palombara e Cunella. Degna di nota, la scoperta di una statuetta cefala in bronzo raffigurante la dea Afrodite, custodita nelle vetrine del Museo Provinciale Sigismondo Castromediano di Lecce, insieme ad un frammento di un bacino lustrale recante incisa un'epigrafe dedicatoria. Nel IV secolo a.C., l'abitato di 107 ettari circa venne racchiuso entro una mastodontica cinta muraria, costituita da filari di blocchi sodomi disposti di taglio e di testa, per una lunghezza di 3.900 metri. Lunghi tratti si innalzano ancora nelle campagne che abbracciano l'abitato moderno, incutendo per la loro mole monumentale un certo timore reverenziale. A Settentrione, in località Sitrie, l'area risulta disseminata di frammenti di ceramica greca d'importazione e di cippi in calcare, e a sud, in località Palombara, saggi stratigrafici hanno evidenziato resti di edifici messapici a pianta quadrangolare e copertura a tegole, innestati ad un asse viario. La vita del centro si estinse improvvisamente nei primi decenni del III secolo a.C., allorquando una violenta crisi, imputabile probabilmente ai violenti scontri tra Messapi e Romani, ne determinò la decadenza. La storia millenaria di Muro Leccese, tra luce e ombre, si dipana tra le vetrine del Museo del Borgoterra, ospitato all'interno del Palazzo del Principe, dove si possono ammirare, in tutta la loro bellezza, i reperti archeologici di età messapica. Ma a dominare la scena, senza ombra di dubbio, è il capitolo relativo al villaggio chiuso di età medievale. Protetto da una cinta muraria e da un fossato, venne trasformato in borgo fortificato e poi adattato, in età rinascimentale, in dimora gentilizia dei principi protonobilissimo, che lo dotarono di cisterne e pozzi per le derrate alimentari. Suggestive le testimonianze di vita quotidiana, riferibili ad un medioevo segnato dal ferro e dal fuoco delle razzie turche e saracene. Degno di nota, un prezioso tesoretto, costituito da quattrini della zecca di Venezia, indizio inequivocabile della vivacità economica della Muro rinascimentale, in grado di intessere rapporti commerciali con i ricchi mercanti della Serenissima, che fecero assaporare i fasti della Repubblica del Leone di San Marco.